Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Nell'ultimo video abbiamo fondamentalmente finito l'elemento scenico, quindi adesso dobbiamo imbasettarlo per renderlo funzionale durante la partita. Per questo vi servirà della plastica a 3 mm ondulata. Non è difficile da reperire. E poi in questo episodio ci divertiamo perché facciamo a pezzi il polistirolo. Sì, mi diverto con poco. Guardate il video. Nei scorsi video abbiamo visto come costruire l'elemento di per sé. In questo vediamo di imbasettarlo per bene per renderlo più funzionale durante il gioco. Per costruire la base ho preso un foglio di plastica ondulata da 4 mm. Lo trovate al brico, lo trovate in altri negozi di bricolage, a volte lo trovate anche in ferramenta. Costano poco, sono molto resistenti, per fare questo genere di lavori sono ottimi. Per prima cosa bisogna tracciare sul foglio quali saranno le dimensioni del nostro elemento scenico. Questo servirà sia come riferimento per tagliare, sia poi come riferimento in seguito per incollare. Io ho tracciato una prima sagoma a matita, che sia un attimo più leggera, giusto per darmi le dimensioni, e poi ho misurato in modo che le dimensioni venissero precise in pollici. Aiuta molto nel calcolo delle distanze. Come consiglio generale per i giocatori di Warhammer, posso dire che tutti gli elementi scenici ufficiali Game Workshop normalmente sono costruiti su multipli di 3 pollici. Quindi 3, 6, 9. In questo caso non ho potuto fare una misura così precisa, però se dovete scegliere una misura qualsiasi nella costruzione del vostro elemento, cercate di farla che sia un multiplo di 3 pollici. Anche in questo caso, per avere poi delle linee di taglio precise, usando due squadrette ho ridefinito gli angoli e creato il dimensionamento per la base. Ora, una base rettangolare di queste dimensioni sarebbe stata eccessivamente grossa. Avrebbe usato sia troppo spazio sul tavolo, sia troppo spazio sullo scaffale dopo che è stata costruita per essere riposta. Quindi, seguendo la sagoma che ho fatto precedentemente a matita, sono andato a riposizionare l'elemento scenico e a tracciare una misura precisa anche per l'interno. Di nuovo cercando di avvicinarmi il più possibile alla misura, ad avere un numero rotondo di pollici, mettiamola così. Come vedete, quelle tacchette sono le dimensioni interne della struttura e i punti dove le colonne vanno a toccare la base. Una volta che sono state stabilite le dimensioni e la forma della base, si procede al taglio. In questo caso, per rendere essere sicuro che le linee fossero precise, mi sono aiutato anche con una squadretta. Non è un materiale difficile da tagliare, non bisogna neanche fare più di tanta forza. Una volta ricavata la base, ci si deve incollare sopra la fortificazione. Ora, ci sono poche colle che attaccano sulla plastica ondulata e quelle che lo fanno si mangiano il cartone e lo rovinano. Quindi anche in questo caso si ricorre alla colla a caldo che attacca velocemente e non rovina né la plastica né il cartone. Non rovina questo tipo di plastica ondulata. Plastica con un punto di fusione più basso potrebbe rovinarsi. Per incollare la fortificazione si procede dall'interno verso l'esterno, in modo che il centro sia fissato e il resto possa sagomarsi di conseguenza. Se partite dagli angoli, potrebbe succedervi che poi la vostra fortificazione si imbarca sul centro o che non possiate sollevare il centro per mettere la colla. Fate sempre un po' di pressione per permettere alla colla a caldo di aderire bene. Io ho messo una goccia di colla a caldo sulla base di ogni colonna per essere sicuro che non si muovessero. Come vedete, è già asciugata e si può già procedere alla fase successiva della lavorazione. Ho messo anche un po' di colla a caldo sotto gli zoccoli frontali di polistirolo. L'ho potuto fare perché, come ho già detto, questo è un polistirolo particolarmente denso. Polistirolo più friabile ne verrebbe fuso, quindi fate sempre attenzione. Piuttosto fate le prove prima su un pezzo di polistirolo che non usate per il modello. Adesso che il pezzo è stabile sulla sua base, cominciamo a decorare.
L'idea è quella di far sembrare che l'intero modello sia stato costruito a ridosso di una sassaia o che siano stati accumulati dei massi davanti per impedire alla gente di avvicinarsi troppo e aumentare la fortificazione. Per chi conosce l'universo narrativo di Warhammer, non è così assurdo che una fortificazione futuristica venga rinforzata con dei grossi sassi, anzi è esattamente lo stile warhammeristico, soprattutto per quanto riguarda l'impero. Prendete quindi dell'altro polistirolo, io qua userò il polistirolo che mi ha avanzato all'imballaggio usato per fare gli zoccoli, e con una taglierina molto affilata cominciate a sagomarlo per dargli una forma, in questo caso una forma che ricordi vagamente dei macigni. In base a che cosa volete costruire voi, potreste sagomarlo per dargli un effetto di cemento, dargli un effetto di parete rosa dall'acqua. Uno dei vantaggi del polistirolo è quello che è molto facile da sagomare. Non è neanche indispensabile usare il polistirolo. La cosa si sarebbe potuta fare anche con il DAS, con la plastilina, magari usando colla vinilica, ecco, spargendo il tutto di sabbia per dare un effetto texturizzato alla superficie. Il polistirolo è la scelta più facile e più economica e soprattutto personalmente la ritengo migliore perché non aumenta eccessivamente il peso del modello. Essendo fatto di cartoncino spesso su vari strati è già sufficientemente pesante da non spostarsi durante il gioco eccessivamente, però rimane abbastanza leggero da non rischiare di rompersi se cade e da poter essere spostato da una parte all'altra. Io queste fortificazioni le sto progettando per poi essere usate non a casa mia ma a casa di altri, quindi il fatto che non pesino più di tanto mi è comunque molto d'aiuto. Dato che questo polistirolo è sufficientemente denso, l'ho potuto fissare sulla base usando direttamente la colla a caldo, il che ha reso l'operazione molto più veloce. Adesso non occorre far altro che costruire pezzettini da polistirolo da applicare alla base fino a quando il risultato non vi soddisfa e non gli spazi sono stati sufficientemente chiusi, non si vedono più fessure dall'esterno e, ultimo ma non ultimo, l'impressione generale che avete è gradevole, il modello vi sembra bello a vedersi. Gli elementi scenici devono anche avere un certo impatto per aumentare l'immersione all'interno della partita. E lo stesso discorso normalmente viene fatto per la grafica dei videogiochi. Non è indispensabile, però aiuta molto. Tenete anche a portata di mano un sacchetto dove buttare di volta in volta i rimasugli di polistirolo, perché sono molto leggeri, hanno la tendenza a volare ovunque ed è meglio buttarli via volta per volta se non volete passare le prossime settimane a spazzare per terra cercando di toglierli dalla stanza. Ok, avrei potuto fare meno pezzetti di polistirolo, però a me sembra che il risultato sia notevole. E poi io mi diverto così, va bene? Comunque spero che anche questo video vi abbia interessato. Se è così lasciate un like e scrivete un commento che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae e noi ci rivediamo al prossimo video.